Ciao, benvenuti e benvenuti nel mio canale. Io sono Maria Rosaria, tutti mi chiamano la Mary e oggi parliamo di profumi e la mia collezione Christian Dior. Intanto una premessa, è un po' che non lo faccio, volevo ringraziare tutti gli iscritti, tutti quelli che visualizzano senza le iscrizioni, per me va bene sempre così. Sono molto contenta perché comunque il canale lentamente sta crescendo. Ma i risultati vanno più che bene. È un hobby, non è un lavoro, è un di più nella mia vita che faccio molto, molto volentieri. Detta questa premessa, partiamo con i profumi. Christian Dior, nato da genitori proprietari dell'industria, fece molti lavori ed esperienze fino ad approdare nella casa di moda Lucien Leland, dove insieme a Pierre Balmain diventò lo stilista principale. Ma la svolta avvenne nel 1946, quando Monsieur Dior aprì il suo atelier di moda. Christian Dior rivoluzionò la moda negli anni 40, rendendo la moda più femminile, con spalle più arrotondate, gonne lunghe a corolla, vitino da Vespa, uso di tessuti raffinati e costosi. Tutto questo lo portarono poi nel 1948 ad aprire la prima boutique in New York. E non dimentichiamo che a lui si deve la creazione della haute couture, e l'associazione della vendita insieme all'abito degli accessori, quindi scarpe, borse, foulard, anche smalto per unghie e profumi. E di profumi oggi vi parlo in questo video con una piccola parte delle fragranze presenti nella mia collezione. E partiamo con il botto. Eccolo qui. Poison del 1985. Ovviamente questa è una versione recente. Sicuramente un riformulato, ma nulla toglie a qualcosa di meraviglioso. Eccolo qua. Qui abbiamo prugna, bacche selvatiche, coriandolo, anice, legno di rosa brasiliano, tuberosa, incenso, miele bianco, cannella, opoponax, garofano, gelsomino, fiore d'arancio africano, rosa, vaniglia, ambra, sandalo, muschio, eliotropio, vetiver e cedro della Virginia. Vi leggo la recensione che ho scritto su Fragrantica nel 2018. Il re della profumeria. Il profumo. Anche nella scelta del nome. Intenso, caldo, avvolgente, dolce. Per me è il profumo dell'attesa, il profumo del frutto proibito, della sensualità. Tutto l'insieme porta ad una cosa sola, passione. Per chi ha creato questa meraviglia, per chi decide di indossarlo, perché bisogna decidere quando, passione per amare questa fragranza. Qui il mix di composizione crea l'accordo perfetto. È una fragranza intensa che lascia il segno, misteriosa, ipnotica, ammaliatrice. Detto questo, a distanza di anni riconfermo quanto scritto. Posso aggiungere che nel 2020, nel Reader's Choice Awards 2020 di Fragrantica, è stato votato in una rosa di 10 fragranze profumo con super scia femminile a 2 metri di distanza. Sembra una cavolata, ma non è poco. Posso aggiungere che resta e sarà sempre il mio profumo vintage per eccellenza. Ovviamente dopo Opium di Yves Saint Laurent, che è la mia signature. Ai tempi è stato un profumo di grande successo e di ispirazione per tanti a seguire. Per me è immancabile ed uno dei pochi che finisco e ricompro e spesso mi viene regalato. Lo ripeto sempre. La mia generazione è stata molto fortunata a vivere la creazione di così tante fragranze che oggi sono ritenute vintage, ma non hanno pari. Sono uniche, hanno segnato un'era, sono state un punto di rottura, ma in meglio per innovazione inventiva e genialità. E niente, io lo amo. Continuiamo
con Dolce Vita del 1994. Ovviamente questo è un riformulato, ma come tutti quei vintage che si riescono ancora a reperire, perché ovviamente sono, non sono più commerciali, quindi non si trovano così facilmente nelle profumerie. Allora, qui abbiamo pesca, cardamomo, giglio, pompelmo, bergamotto, rosa, cannella, albicocca, legno di rosa brasiliano, giglio, eliotropio, magnolia, vaniglia, sandalo, legno di cedro e cocco. Come potete notare, sono tutte piramidi olfattive molto corpose. Questo è un altro grande amore, ma sarà lo stesso amore presente in tutte le fragranze delle quali oggi vi parlerò. Creato per ricordare il film di Federico Fellini, appunto Dolce Vita, un profumo dedicato alla felicità, alla vita italiana degli anni 60, anni di spensieratezza e di ricordi vacanzieri della Riviera italiana del tempo. Un discontinuato non sempre facile da trovare. Un profumo che nel 1996 vince un premio come profumo femminile europeo dell'anno. Se conoscete Féminité du Bois, prima Shiseido, oggi Serge Lutin, ecco tre fragranze molto molto simili. Nella mia vita incontrati tutti e tre ed ovviamente amatissimi. Questa fragranza è stupenda, dolce e speziata, in modo però molto equilibrato. Questa è una eau de toilette che si comporta come un eau de parfum. Se riuscirete ad incontrarla, provatela. È una raffinatezza piacevole da indossare. Continuiamo la carrellata con Dior Addict, che è un riformulato del 2014. Questa è la confezione, ma la bellezza, eccolo qua, del flacone è qui. Allora, qui abbiamo foglia di mandarino, fiore d'arancio, gelsomino sambac e vaniglia bourbon. Molto molto stringata. Allora, siccome è un po' specchiato, lo mettiamo qui. Ok, mettiamolo in modo che non dia fastidio. Ecco, teniamolo così. Altro grande, grande amore. Ve ne ho già parlato in un video in precedenza, dal titolo Into Your Arms, e non vado oltre se non per riaffermare che se amate la vaniglia, questa è la fragranza che fa per voi. È la scia che lascerete dietro di voi per tutto il giorno. Un profumo che mi fa impazzire e mi fa perdere la testa. Eccolo qua. Eccolo qui, Dune del 1991. Questa è una eau de toilette e questa è la meraviglia. Il colore è stupendo, è veramente stupendo. Allora, qui abbiamo legno di rosa brasiliano, aldeidi, mandarino, bergamotto, peonia, giglio, ylang ylang, viola ciocca, gelsomino, rosa, sandalo, ambra, benzoino, muschio di quercia, vaniglia, patchouli e muschio. Che fragranza potrei paragonare al sole? Ma Dune, ovviamente. Un discontinuato difficile da trovare e finalmente, direi, da poco di nuovo nella mia collezione. Si dice che sia stato creato in omaggio alla città di Granville, dove nacque Monsieur Dior. Granville, la città dove il mare incontrava la terra, Normandia, la regione di appartenenza e dove la famiglia Dior aveva casa. Questa è una fragranza molto sensuale, non è da scia, ma resta molto intima, vi accompagna per ore e sarà percepita nel momento in cui sarete avvicinati da qualcuno. E quel qualcuno vi chiederà prima di tutto che profumo indossi e poi vi farà i complimenti. Perché Dune vi regalerà un sacco di complimenti, perché sarà quella parte verde, quasi marina, ad essere percepita. Il bouquet fiorito del cuore, così caldo, avvolgente, sarà poi assestato da un fondo aromatico,
verde, leggermente speziato, che vi accompagnerà per tutto il giorno. E come non posso amare così profondamente questa fragranza che sento così intimamente mia. Per me è un capolavoro vintage che vi invito a scoprire o riscoprire se siete âgé come me. E arriviamo alla chicca. Dune pour Homme, questo è un riformulato del 1997. Se avevamo i toni dell'arancio, qui abbiamo i toni del giallo paglierino. Eccolo qua. Allora, qui abbiamo foglia di fico, ribes nero, salvia, basilico, corteccia di fico, rosa, reseda, sandalo, legno di cedro, fava tonka e vaniglia. E in un tripudio di fragranze femminili, cosa ha in comune un profumo creato per il pubblico maschile come questo? Intanto un discontinuato come quello da donna che diventa un tesoro riscoperto ad incontrarlo, un profumo maschile che rompe gli schemi delle profumazioni tipiche e classiche. È gentile, non troppo pungente, è soffice, leggermente e discretamente fiorito. È skin scent, ma complimentoso. Non è uguale ad altri e a mio parere è unisex. Ha una componente verde che mi piace molto. In uscita, per i tempi che furono, era veramente rivoluzionario. Oggi per me rientra nelle fragranze di nicchia. Non è un profumo di massa, di moda, ma è ricercato ed unico. A me ricorda il profumo della brezza marina. Quel lieve venticello serale che accompagna il riposo notturno del sole, quella leggera brezza che raccoglie il sentore della terra asciutta e che si riempie di umidità notturna. Un mix appagante che accompagna la mia anima verso una serenità interiore. Veramente un ottimo profumo, un gioiellino da scoprire con tante sorprese. È un bel pezzo vintage. Con questo vi saluto. Ci vediamo al prossimo video e chissà la Mary cosa si inventerà. Ciao!